Diciamo subito che è da anni che è una zona che non è controllata. Questa SS18 su quella piazza di servizio che da Vietri va a Cava, diciamo a 100 metri prima del confine con Cava, ci sta questa piazzola un po' abbandonata a se stessa, perché giornalmente c'è il versamento di rifiuti di tutte le maniere. Pneumatici usurati, plastica, vetro e rifiuti speciali come l'amianto. Materiali di ogni genere che periodicamente vengono ritrovati dalle guardie ecozoofile a Ampana di Salerno nelle aree al di sotto di alcune piazzole della strada statale 18, l'arteria che collega i vicini comuni di Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare. Uno scempio per l'ambiente mostrato da queste immagini raccolte dai membri dell'Associazione Nazionale Protezione Animali, Natura ed Ambiente, con sede in via Niello Vitale a Cava dei Tirreni. Cumuli di rifiuti che si nascondono tra la vegetazione, ma che con un'attenta analisi invece risultano di pericolosa intensità, così come ci conferma il maresciallo Vincenzo Senatore. Diciamo sono rifiuti anche speciali, amianto, come ci stanno anche pneumatici usurati, diciamo scarichi di materiale edile, mattoni e altro materiale. Quindi è una zona che diciamo che se uno passa vede dei rifiuti, ma sono pochi, ma se si ferma e guarda sotto il parapetto, diciamo che là è zona dei monti lattare, appartenente al territorio di Vietri sul Mare, e là c'è un po' di tutto, è un peccato, perché si sente anche puzza, non lo so di che cosa, se sarà qualche animale morto, è una zona proprio trascuratissima. 2 giorni fa, l'ennesimo ritrovamento di lastre sfaldate di amianto, quindi altamente dannose per la salute a causa dello spostamento delle polveri sottili. Una vicenda che ha costretto i volontari delle guardie ecozoofile a segnalarne la presenza alla Procura della Repubblica, lanciando un vero e proprio allarme per il rischio inquinamento. E logicamente quando si tratta di amianto noi facciamo la segnalazione alla procura perché sono rifiuti pericolosi, anche perché poi molte volte l'amianto che troviamo è sfaldato, perché diciamo la verità, l'amianto non è pericoloso se sono lastre intere e non toccate, mentre se sfaldate, ma troppo le polveri che possiamo respirare sono pericolosissime.